Bene, possiamo cominciare allora? Va bene. Allora, innanzitutto volevo chiedervi scusa perché la settimana scorsa abbiamo avuto una fine in attesa per problemi di collegamento, quindi non abbiamo fatto in tempo di finire la lettura. Quindi ora molto brevemente riprendo giusto il contenuto degli ultimi versi del canto sedicesimo, che è quello che appunto abbiamo lasciato così. Vi ricordate che a richiesta di Dante il suo trisavolo Cacciaguida stava elencando la sorte delle famiglie che abitavano a Firenze nei suoi tempi. Dopo, diciamo, aver elencato appunto queste stirpi, fa un ultimo riferimento che non abbiamo fatto in tempo di leggere, alle due famiglie, i Buondelmonti e gli Amidei, che erano state le protagoniste del maggior conflitto, a Firenze tra Guelfi e Ghibellini, che interruppe la pace di quella città idealizzata nel canto precedente, nel quindicesimo, e diciamo che porta dal 1251 in poi a variare lo stemma della città, cambiando il giglio bianco per il giglio rosso, che diciamo alla fine del canto simboleggia appunto il sangue versato da questi nuovi abitanti che in qualche modo, diciamo, un sangue che unisce la Firenze di cui sta parlando Cacciaguida con la vicenda violenta di cui Dante sa che sarà oggetto come esule. Quindi il canto che leggiamo oggi, che è il diciassettesimo, le famiglie e addirittura le città sono effimere e probabilmente associato, oddio, il mio legamento è instabile. Mi state sentendo? Più o meno. Allora, grazie, stavo cercando di vediamo se ora va meglio. Allora, stavo cercando di collegare la fine, anzi l'intero canto sedicesimo con lo stato d'animo che si descrive all'inizio di questo canto 17, perché effettivamente il pellegrino ha appena sentito sul carattere effimero non solo delle famiglie, ma anche addirittura delle città stesse. E diciamo, attraverso questa allusione di Cacciaguida al sangue che arriva alla città, sta sicuramente ricordando le profezie che ha ascoltato lungo il suo viaggio nell'aldilà. E vi ricordate che la prima di esse, quella datagli da Ciacco, che noi leggiamo nel canto sesto dell'Inferno, annuncia che i cittadini fiorentini arriveranno al sangue e che in conseguenza ogni bianco, cioè ogni guelfo bianco, la fazione a cui appartiene Dante stesso, sarà ferito. E quindi con diciamo, questa immagine probabilmente nella mente, Dante si accinge a domandare a Beatrice, e Beatrice gli chiederà di farlo davanti a Cacciaguida sul suo esilio. Quindi questo è quello che leggeremo appunto oggi, il terzo dei tre canti dedicati appunto a Cacciaguida che conformano tutti e tre il mezzo del paradiso, quello che dicevamo quando abbiamo letto il canto 15, è l'episodio più pregnante per quel che riguarda la sorte individuale di Dante.
Quindi, come al solito, ora sì, lo leggiamo tutto di seguito, poi spieghiamo, facciamo la nostra solita pausa di 5 minuti, durante la quale vi chiedo di inviarmi i vostri dubbi o commenti, poi riprendiamo la spiegazione e infine lo rileggiamo tutto di seguito. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito? Poiché ancor fali padre ai figli scarsi, tale era io, e tale era sentito e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me avea mutato sito. Perché la mia donna manda for la vampa del tuo disio, mi disse, sicch'ella esca segnata bene dell'interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché ta usi a dir la sete, sicché l'uom ti mesca. O cara piota mia che sì ti insusi, che come vegion le terrene menti, non capere in triangol di ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che sieno in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi son presenti. Mentre ch'io era a Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura e discendendo nel mondo defunto, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta, ben tetragono ai colpi di ventura. Perché la voglia mia saria contenta di intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Così dissi io a quella luce stessa che prima m'avea parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. Né per ambage, in che la gente folle già si inviscava pria che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. La contingenza, che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Da indi, siccome viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si partio Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partirti convene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle. Che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella non tu, n'avrà rossa le tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sicché a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il santo uccello. Che in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue nascendo sì da questa stella forte che notabili fier l'opere sue. Non se ne sono le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni son queste roti intorno di lui torte. Ma pria che il guasco l'altro arrigo inganni, parran faville della sua virtute i non curar d'argento né d'affanni.
Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. A lui t'aspetta e ai suoi benefici. Per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion ricchi e mendici. E porteranno scritto nella mente di lui, e non il dirai, e disse cose incredibili a quei che fier presente. Poi giunse, figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non vo' però che ai tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita via più là che il punir di lor perfidie. Poiché tacendo si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io le porsi ordita, io cominciai come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me, per colpo darmi tal che è più grave a chi più s'abbandona, perché di provvedenza è buon ch'io marmi, sì che se l'ho come tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro e poscia per lo ciel di lume in lume. Ho io appreso quel che sì io ridico, a molti fia sapor di forte agrume. E sì io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. La luce in che rideva il mio tesoro, ch'io trovai lì, si fe prima corusca quale raggio di sole specchio d'oro, indi rispuose, coscienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di men, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dove la rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte, nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel code non posa né ferma fede, per esempio caia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia. Canto stupendo. Allora, inizia, come vi dicevo, il Dante scrittore descrivendo il suo stato d'animo di allora, quando era pellegrino. E lo fa attraverso il ricordo di un mito ovidiano che percorre il primo e il secondo libro delle Metamorfosi, che racconta di come Fetonte, figlio di Febo, Apollo il Sole, era stato, diciamo, preso in giro da un suo coetaneo, Epafo, che gli aveva detto che era scemo, che aveva creduto a questa bugia secondo cui lui sarebbe figlio del sole, mentre in realtà era figlio di mortali. Quindi Fetonte si era rivolto a Climene, sua madre, per domandargli se fosse vera questa accusa, diciamo, mortificante. E Climene, la madre, gli aveva suggerito di andare a chiedere al sole prova della sua paternità, se non che Febo, diciamo, davanti alla domanda del figlio, anziché con fermezza dirgli la verità, cioè che effettivamente era figlio suo, gli offre di dargli ciò che lui vuole per dimostrarglielo e lo giura sulla laguna Stigia, che è un giuramento che nella mitologia classica costringeva gli stessi dei poi a effettivamente avverare la promessa. E
incauto e immaturo, Fetonte chiede al padre di guidare il suo carro, e quindi questa promessa, diciamo, del tutto incauta da parte del padre, porta il figlio alla morte perché, come forse ricorderete, questo ragazzino perde il controllo del carro, delle redini, i cavalli prendono un'altra strada e comincia a bruciarsi il firmamento finché addirittura si sta incendiando parte della terra, e quindi Gea, la terra, chiede a Giove che eccezionalmente si imponga sul desiderio di un'altra deità, e lui, Giove, appunto, fulmina il carro per salvare la terra. C'era stato, forse lo ricorderete, non a caso in un altro canto diciassettesimo, quello dell'Inferno, un cenno a questo volo catastrofico di Fetonte, quando Dante, per scendere dal settimo all'ottavo cerchio, era salito sulla groppa di Gerione e volando su questo mostro, ricorda appunto le vicende tragiche di Icaro e di Fetonte. Quindi Dante, di questo mito stupendo, che vi consiglio con veemenza di andare a leggere in Ovidio perché è struggente, di una bellezza davvero incredibile, prende questo dettaglio dello stato d'animo del ragazzo che, avendo sentito parole ostili, cose brutte su di lui, va a chiedere, diciamo, alla mamma le notizie. Quindi inizia appunto il canto Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che avea incontro a sé udito, poi che ancor fa li padri ai figli scarsi, tale era io. Cioè, con lo stesso atteggiamento con cui andò dalla madre Climene per accertarsi di quello che aveva udito contro di sé, Fetonte, nominato cioè all'uso, al verso terzo, attraverso la perifrasi, quello che fa sì che i padri siano ancora scarsi con i figli, cioè che nel ricordo di questa promessa e questo dare, insomma, il carro a un giovane inesperto, ora sono, diciamo, restii a secondare i desideri pericolosi dei figli, così ero io. Ora, diciamo questa analogia, che è la prima di due interessante in questo canto, che poi ce ne sia un'altra che riguarda di nuovo un figlio giovane morto in un incidente di carro, più avanti lo vedremo. C'è qualcosa molto importante, interessante da notare. Innanzitutto il fatto che l'analogia suggerisce, per la divergenza appunto tra la situazione di Dante e quella di Fetonte, una identità tra origine e destino. Perché mentre, Fetonte, quello che chiede a Climene e poi a Febo stesso, e sulla sua origine, sulla paternità effettiva del sole, quello che chiederà Dante, come vedremo, è su che cosa lo attende nel futuro. E questo, diciamo, questo apparente divario fra entrambi i personaggi che qui vengono, diciamo, messi in analogia, ci fa riflettere appunto su una concezione medievale di cui abbiamo parlato più volte a proposito di alcune spiegazioni di Beatrice, cioè che il destino è fortemente legato all'origine, cioè c'è questa tendenza di ognuno, di ogni creatura, a tornare alla propria origine. E l'altra cosa interessante è il fatto che qui colei che viene nominata è Climene e non Febo, che invece, come dicevamo, viene invece all'uso attraverso una perifrasi. Perché dico che questa cosa è interessante? Perché
Ora Dante domanderà su, diciamo, come verrà fatto questo esilio che gli è stato profetizzato. E come vedremo, e come è stato segnalato fin dalla prima lettura di Dante, tra questo canto dove effettivamente viene fuori questa spiegazione e quello che gli era stato annunciato da Virgilio nel canto decimo dell'Inferno, c'è un'apparente differenza che però ora, diciamo, attraverso questo nome Climene che viene dato qui, cercheremo di spiegare. Perché vi vedo la faccia di perplessità, voi pochi che vi intuisco attraverso lo schermo. Vi ricordate probabilmente che la prima profezia certa sull'esilio Dante la riceve da Farinata degli Uberti, nel sesto cerchio dell'inferno. In quel meraviglioso canto decimo, Dante racconta che Capochino, preoccupato per le parole che ha appena sentito da Farinata, lui torna ad avvicinarsi al maestro e quando Virgilio gli domanda perché sei così pensieroso, e Dante appunto gli spiega quello che ha appena sentito, e Virgilio, anziché spiegargli lui in che cosa consisterà l'esilio, rimanda la spiegazione a Beatrice, gli dice che da lei, i cui occhi vedono tutto, saprà il viaggio della sua vita. Invece, ora, come vedremo, Dante non lo saprà direttamente da Beatrice questo, bensì da Cacciaguida. Quindi è una delle apparenti contraddizioni del testo. Cioè, c'è chi si è stupito di questa cosa, diciamo, ha proposto addirittura che Dante avesse dimenticato di aver promesso questo nell'inferno, il che sembra abbastanza insolito, soprattutto perché il fatto che doveva essere Beatrice a dirgli dell'esilio non appare solo in quel canto decimo, bensì anche nelle parole che lo stesso Dante Pellegrino dice a Brunetto Latini qualche canto dopo, quando Brunetto torna sull'esilio. E avverte Dante che la sua probità, il fatto che lui sia buono, è quello che appunto gli varrà questo grande dolore. Dante risponde: non è nuova questa notizia per me, io conservo tutto quello nella mia mente per chiederlo a Beatrice, no? E quindi sembra abbastanza improbabile che Dante, con la testa che ormai sappiamo che aveva, e avesse dimenticato che nell'inferno si propone questo. E quindi per trovare appunto una spiegazione che salvi l'apparente contraddizione, è stato osservato che in questo dialogo tra Dante e Cacciaguida l'intervento di Beatrice è fondamentale. E infatti, attraverso questa analogia che apre il canto, Dante dice di essere nella stessa condizione in cui era fetonte davanti a Climene, quindi davanti alla madre. Quindi è probabile che lui avesse in testa questa voglia di domandare a Beatrice, ma così come Climene mandò il figlio dal padre, così ora farà Beatrice chiedendo a Dante di confessare la sua volontà di sapere affinché Cacciaguida, il padre di Dante, secondo diciamo questo valore simbolico dell'incontro che abbiamo notato anche nei canti precedenti, sia lui il padre a dirgli qual è appunto questo destino che lo attende. Allora, Dante è così che vuole sapere com'è quello brutto che lo attende, e tale era sentito, verso 4, e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me aveva mutato sito, quindi la luce nella quale è Cacciaguida che prima aveva cambiato posizione nella croce per avvicinarsi a Dante. E quindi Beatrice, al verso 7, perché mia donna manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse,
sicché l'esca segnata bene dell'interna stampa. Cioè, Beatrice invita Dante a esprimere il suo desiderio che lo brucia dentro in modo coerente e rappresentativo della stampa interna. E aggiunge Beatrice una cosa analoga a quello che Cacciaguida aveva detto nel canto 15: non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché ta usi a dir la sete, sì che l'uom ti mesca. Cioè, voi ormai sapete, come sa anche Dante, che non ha senso parlare nel paradiso, perché le anime vedono in Dio addirittura prima che lui stesso formuli il pensiero, quello che lui ha bisogno di sapere. Ma così come anche Cacciaguida aveva invitato Dante a parlare nel canto 15, a suonare, diciamo, la sua volontà di sapere, anche qua Beatrice specifica: devi parlare non perché la nostra conoscenza crescerà. Noi sappiamo già, insomma, quello che tu vuoi sapere, ma finché tu ti ausi, ti abitui ad esprimere la tua sete in modo che qualcuno ti versi dell'acqua o del vino, insomma. Cioè, qui è esplicito appunto l'obiettivo con cui, proprio nell'episodio in cui a Dante verrà profetizzato con dettagli l'esilio, lui deve parlare, come per cominciare ad abituarsi a esprimere i suoi bisogni, perché effettivamente l'esilio sarà una situazione di enorme fragilità in cui Dante dovrà addirittura chiedere l'elemosina, come lui stesso, dice nel convivio. Allora, al verso 13, Dante, incoraggiato dalla sua donna, domanda a Cacciaguida: o cara Piota mia, che sì ti insusi, che come veggio le terrene menti non capire, in triangoli due ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo lungo vocativo. Cioè, Dante domanda a Cacciaguida, come pianta, cioè riprendendo questa stessa immagine che Cacciaguida aveva detto nel presentarsi come radice di Dante: o cara pianta, no, dalla quale io derivo, che così ti insusi. Questo è uno dei soliti verbi coniati da Dante, un neologismo sulla base dell'avverbio su, che vuol dire sopra, come sapete. Quindi che ti innalzi così tanto che non ho parole già esistenti per dirlo, che come tutti gli altri beati, così con la stessa evidenza con cui le menti del mondo capiscono quando vedono un triangolo che dentro non ci possono essere due angoli ottusi, con la stessa evidenza tu vedi le cose contingenti, cioè le cose, i fatti effimeri del mondo, prima che siano in sé, cioè vedi il futuro prima che diventi presente, contemplando Dio, qui detto attraverso una delle più belle figure, come il punto in cui tutti i tempi sono presenti. Questa è un'immagine che Dante prende da San Tommaso, che deriva da una opposizione chiaramente figurativa del punto alla linea, no? Così, cioè noi, comuni mortali, vediamo passato, presente, futuro in una linea. In Dio, che è rappresentato come un punto, tutti i tempi sono presenti e quindi vedono il futuro così come il passato e il presente, i beati in Dio. Allora, tu che vedi tutto perché sei beato, verso 19,
Mentre ch'io era Virgilio congiunto su per lo monte che l'anime cure, discendendo nel mondo defunto, cioè mentre io ero insieme a Virgilio salendo la montagna del purgatorio e anche nella discesa dell'inferno, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta, ben te tragono ai colpi di ventura, cioè. Mentre percorrevo l'inferno e il purgatorio, mi sono state annunciate cose gravi, anche se io mi sento solido come un cubo davanti ai colpi della fortuna. E Dante si riferisce ai tanti, diciamo, alle tante profezie che ricevette, la primissima, come dicevamo, ancora incerta su un male, diciamo, vago che sarebbe derivato dalle lotte civili nel sesto dell'inferno, poi da Farinata, poi da Brunetto nei canti decimo, quindicesimo, poi nel ventiquattresimo da Vanni Fucci. Ma anche nel purgatorio, nei canti ottavo, undicesimo, ricevette altri dettagli sul suo esilio. E qui, diciamo, li recupera attraverso questa menzione, la prima delle tre che ci saranno nel canto all'intero suo viaggio, affermando comunque una cosa che Dante aveva già affermato davanti a Brunetto, e cioè che lui era fermo nelle sue convinzioni e che si sarebbe comportato integramente di fronte ai colpi che lo attendevano. E quindi, siccome ora, diciamo, domanderà, vorrei sapere come e quando avverrà questo dell'esilio, rassicura, diciamo, prima il Trisavolo, che non è che attraverso questa informazione lui cercherà di evitare o di accomodarsi alle circostanze, ma perché, aggiunge al verso 25, perché la voglia mia saria contenta di intendere qual fortuna mi sapressa, che saetta previsa vien più lenta. Cioè, io sono fermo nelle mie convinzioni, ma vorrei sapere quale fortuna mi si sta avvicinando, già che dice probabilmente con un proverbio, una freccia prevista arriva più lenta, quindi ferisce di meno, fa meno male rispetto a una che sorprende. Quindi il desiderio di Dante fin dall'inizio del canto è umanissimo. Lui sa già che lo attende l'esilio, l'ha capito ovviamente dalle parole di Farinata. Vuole sapere chi glielo procurerà, quando succederà, non per fuggire, bensì per mettersi più fermo, no? Questa è l'immagine davanti al colpo della freccia. Allora, finite le parole del Dante personaggio, al verso 28, così dissi io a quella luce stessa che prima aveva parlato, cioè a Cacciaguida. E come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. Vedete quanto si insiste sul parere di Beatrice riguardo a questo, per cui non sembra che Dante, come scrittore, abbia cambiato idea rispetto a quello che aveva annunciato nel decimo dell'inferno, bensì che Beatrice, come personaggio, abbia cambiato progetto, considerando che sarebbe stato meglio, forse per, diciamo, enfatizzare l'analogia tra Enea che ascolta dal padre Anchise il suo futuro e Dante che ascolta da Cacciaguida il suo futuro, e lei che decide di, insomma, rimandare, di delegare questa funzione a Cacciaguida. Allora, al verso 31. Né per ambage, in che la gente folle già si inviscava prima che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, cioè non attraverso parole oscure, come erano le profezie degli antichi che vissero prima della rivelazione cristiana. Questa parola ambage è un latinismo che Dante prende dall'Eneide, dal solito libro sesto,
dove appunto si narra la discesa di Enea nell'Averno e lì Ambalge si riferisce alla profezia della Sibilla di Cuma che lei fa a Enea, quindi non nel modo oscuro nel quale i pagani si profetizzavano le cose, ma, verso 34, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quell'amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso, cioè, ma attraverso parole chiare e in una lingua comprensibile, questo vuol dire latino, rispose Cacciaguida, quell'amor paterno, sempre chiuso ed evidente del suo proprio sorriso che si manifesta in luce. Ora, questo chiarimento sul fatto che diciamo, Cacciaguida non ha cercato strategie che potevano rendere oscura la verità, ma in un modo chiaro, contundente, dirà a Dante quello che lo attende, è un contrasto evidente tra l'atteggiamento di Febo, che manda il figlio alla morte pur di lusingarlo, e invece Cacciaguida che dirà senza, diciamo, alcuna oscurità la cosa brutta che Dante deve sentire, di cui pre deve prendere atto. E allora risponde Cacciaguida al verso 37, prima di rispondere puntualmente a quello che Dante ha domandato sul suo futuro, quella parte diciamo più specifica inizia solo al verso 46. Cacciaguida destina un po' di parole a rispondere confermando quello che Dante aveva detto nel suo vocativo, cioè o tu che vedi le cose contingenti in Dio, quel punto dove tutti i tempi sono presenti, no? Dimmi. Innanzitutto Cacciaguida conferma questo e appunto lo dice in un modo molto significativo, al verso 37. La contingenza, vi ricordate che Dante aveva parlato delle cose contingenti, quindi le cose, la successione degli eventi, che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, quindi che implica solo la vostra vita sublunare, tutta è dipinta nel cospetto eterno, è tutta dipinta in Dio. Ma immediatamente aggiunge, necessità però quindi non prende se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Cioè, ma il fatto che in Dio sia dipinto anche il futuro non implica che le cose accadano per necessità. Così come Dio non determina le cose, così come la vista negli occhi di qualcuno che si specchia una nave che sta scendendo. Cioè, questo è molto importante perché è una considerazione che rende compatibili l'onniscienza divina con il libero arbitrio. Cioè, Dio sa tutto quello che accadrà, ma questo sapere di Dio non determina quello che accadrà. Così come quando noi vediamo una nave che scende nel fiume verso il mare, il fatto che lo vediamo accadere non implica che noi con la nostra vista lo stiamo determinando. Quindi Dio vede il futuro che sarà prodotto della libertà umana, ma la vede come noi vediamo le cose del presente o crediamo di conoscere le cose del passato, senza che questo implichi che noi, diciamo, le causiamo. Si capisce? E ora al verso 43 aggiunge Cacciaguida, da indi, cioè dal cospetto eterno dove vediamo il futuro, siccome viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Cioè, così come arriva all'orecchio una dolce armonia da un organo,
Così mi viene davanti alla vista il tempo che ti si sta preparando. Ora, questa analogia tra una dolce armonia d'organo e il futuro che attende Dante è stata criticata da diversi lettori, perché diciamo, quello che diciamo osservano è, ma quello che Cacciaguida sta per dire a Dante non è per niente dolce, non è una bella musica, è brutto. Quindi questa analogia da parte del Dante scrittore che l'ha messa in bocca di Cacciaguida è chiaramente sbagliata. Dunque, voi sapete che appartengo a quella razza strana di gente che crede fermamente nella perfezione del poema e che quando trova un'apparente contraddizione considera che è la nostra limitata lettura quella che la vede e non, diciamo, colpa di Dante. E quindi nella ricerca appunto di una risposta a questa apparente divergenza, ho creduto, mentre studiavo un po' questo argomento, che non sia qua, diciamo, casuale. La parola armonia, che è tecnica, perché come voi sapete, l'armonia è questa musica che emerge dalla coesistenza temporale di più melodie. E che effettivamente è il tipo di musica che proviene dall'organo, che appunto è uno strumento armonico e non melodico, come per esempio il flauto, vero? Perché dico che non è casuale? Perché Dante sta per sapere il senso della vita che lo attende nel mondo quando tornerà dal viaggio. E se noi pensiamo a ogni vita individuale come una linea melodica, che è una metafora che effettivamente appare più volte nel poema, quello che Cacciaguida forse sta volendo dirgli attraverso questa metafora della dolce armonia dell'organo è che per chi come appunto i salvati può vedere in Dio il piano provvidenziale della creazione, della storia, degli umani, tutti insieme, quella persona, tra cui Dante stesso, che tra un po' vedrà direttamente la verità in Dio, capisce quale funzione svolse la sua vita individuale nel piano provvidenziale che è dolce. E cioè è come se Cacciaguida stesse mitigando quello che sta per dire sulla vita individuale di Dante attraverso la dolcezza di questa musica armonica cui collaborano tutte le melodie che sarebbero le vite individuali, che in alcuni casi, come in quello di Dante, non sono melodie facili o allegri, e che tuttavia conformano un'armonia che solo vedono i salvati, che è necessariamente dolce perché obbedisce alla giustizia divina che noi non possiamo chiaramente cogliere durante la nostra vita nel mondo. Quindi è come se Cacciaguida, secondo me, stesse annunciando a Dante: quello che ti dirò della tua vita individuale effettivamente è molto duro, ma tu fidati che vedrai quale funzione svolse nella musica del cosmo questa tua vita. E la musica quella è dolce, anche se a te è toccata, come capita a volte a un musicista, una parte, insomma, melodica poco gradevole. Allora, adesso sì, al verso 46. Inizia la vera e propria profezia sull'esilio, famosissima, e anche questa, anche se non è stato notato da quello che mi risulta, almeno la bibliografia che ho letto io,
Di nuovo con, diciamo, si presenta la condizione di Dante attraverso un'analogia con un altro personaggio mitologico, questo preso invece dal libro quindicesimo delle Metamorfosi di Ovidio, in cui è di nuovo un figlio che è lanciato dal padre in un modo incauto alla morte. Prima era Fetonte, ora è Ippolito, il principe di Atene, figlio di Teseo, che, come forse ricorderete, diciamo, aveva subito degli avances da parte della matrigna Fedra, e essendosi mantenuto incorruttibile, lei per ripicca, quando tornò Teseo al palazzo, lo diffamò dicendo che lui aveva cercato di violentarla. E quindi Teseo, credendo alle parole diffamanti, diciamo, di Fedra, mandò fuori in esilio da Atene il figlio, che poco dopo morì appunto in un carro mentre usciva dalla città. Allora, il verso 46, Cacciaguida dice a Dante: «Qual si partì io Ippolito d'Atene, per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene». Dunque, Dante sapeva già che sarebbe dovuto lasciare Firenze perché gliel'aveva profetizzato certamente Farinata. Ma ora viene a sapere che la causa del suo esilio, nell'analogia con Ippolito, implica che sarà accusato ingiustamente, come è capitato appunto ad Ippolito. In questo caso chiaramente la parola Noverca fa riferimento a Fedra, ma visto che poco fa, nel canto precedente, la parola Noverca, no, che ha il significato di matrigna, era stato usato per riferirsi da Cacciaguida, per riferirsi alla curia romana corrotta, in molti hanno pensato che questa analogia implicasse appunto la Chiesa che, anziché proteggere l'impero contro il quale appunto i fiorentini osavano ribellarsi, è appunto la causa più importante dell'esilio di Dante, il che effettivamente viene ribadito al verso 49. Ah, ricordo brevemente, chi di voi segue il corso da anni lo ricorderà, che la parola convene, cioè il verbo convenire nell'italiano antico, non vuol dire lo stesso che vuol dire il verbo convenire oggi, bensì essere necessario, quindi tu dovrai andare via da Firenze, gli sta dicendo. E al verso 49 aggiunge Cacciaguida: questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, laddove Cristo tutto di si merca. Cioè, questo sta essendo già organizzato e sarà fatto tra poco, perché ci stanno pensando appunto a Roma, nella curia romana, qui definita in un modo davvero, diciamo, infernale, il posto dove si commercia, si vende Cristo continuamente. Scusate, sta squillando il telefono, mannaggia. Sarà per vendere qualcosa, no? Allora, è notevole come Cacciaguida, in bel mezzo del paradiso, ha preso il linguaggio quasi comico di Malebolge, comico nel senso dantesco, no? Non che fa ridere, bensì adeguato a una materia ignobile. Ed effettivamente questa definizione della curia romana come il posto dove si sta vendendo Cristo ogni giorno
è molto simile alle definizioni di Dante stesso nel XIX dell'Inferno, dove ha parlato con i simoniaci, vero? Immediatamente, cioè i dati che ha aggiunto rispetto alla generale convinzione che aveva già Dante, che quello che l'attendeva era l'esilio, è che sarà accusato ingiustamente e che la colpa del suo esilio è del Papa Bonifacio VIII, che lo sta già organizzando mentre loro parlano nella Settimana Santa del 1300, sta già organizzando questa strategia per cui chiamerà Dante come ambasciatore a Roma e diciamo nel frattempo in connivenza con la Casa di Francia e con i Guelfineri si farà questa sorte di golpe d'estado, per cui nel cammino di ritorno, quando Dante è a Siena, prima di entrare a Firenze, viene a sapere che i Guelfineri presero il potere e lui non può più rientrare, vero? E al verso 52, la colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Allora, come succede di solito, si darà la colpa alle vittime. Quindi ti si accuserà, ti si darà la colpa, tu che in realtà riceverai le offese, non ne sarai la causa, ma immediatamente, come spesso capita con le profezie, la giustizia divina sarà testimonianza della verità che la eroga, cioè quello che accadrà dopo sarà testimonianza che in realtà i colpevoli erano gli altri e non tu. Probabilmente qui Cacciaguida si sta riferendo alla morte di Bonifacio VIII, di cui abbiamo già parlato, vi ricordate, ne ha fatto un si sono fatti dei cenni a questo schiaffo di anagni sia nell'inferno che nel purgatorio, alla morte che ne seguì. E probabilmente anche alla morte violenta di Corso Donati, cioè del capo Guelfo Nero che prese il potere a Firenze nel 1301. E ora il verso 55, dopo aver parlato delle cause politiche dell'esilio, Cacciaguida profetizza a Dante. Quali saranno i colpi più forti, più dolorosi che riceverà nell'esilio? E qua è molto bello come Cacciaguida riprende la stessa metafora che aveva usato Dante per riferirsi all'esilio, che era quello della saetta, no? Che se è prevista viene più lenta, e in qualche modo riformula la metafora, quasi avvertendo Dante, guarda che non è una sola freccia, è un arco che invia, lancia diverse frecce. Tu lascerai ogni cosa diletta più chiaramente, e questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Cioè dovrai lasciare tutto quello che più ami. Tutti i tuoi parenti, no? Di solito si dice che Dante nella commedia non parla mai della madre, della moglie, dei figli. Secondo la grande commentatrice della commedia, Chiavacci Leonardi, in questi versi sono loro, tutto quello che più ama e che dovrà lasciare a Firenze. E questa è la prima freccia che l'arco dell'esilio lancia, quindi lasciare gli esseri amati. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e com'è duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale. Stupende immagini che chiaramente Dante ha scritto nell'esilio, non a caso conoscendo quello che più fa male all'esule. Gli esseri amati, il cibo, che è così importante soprattutto per gli italiani, cioè il fatto di mangiare un cibo che non è quello dell'infanzia,
e che in questo caso è metonimicamente alluso attraverso la figura anche biblica del pane, no? Che conosciamo dal Genesi, e che ha anche per i toscani un valore letterale, perché il pane a Firenze era sciapo, cioè si faceva senza sale, perciò per i fiorentini mangiare il pane altrui era letteralmente troppo forte. Ma è chiaro che qui si sta alludendo non solo a tutto ciò di cui si alimenterà Dante, ma anche a quanto gli sarà difficile guadagnarsi il pane fuori dalla sua patria. E com'è difficile percorrere le strade che non sono le proprie. Che qui è detto attraverso scendere il salire, perché come voi sapete le città medievali in una zona montuosa come l'Italia sono piene di scale che scendono e salgono, cioè quanto è difficile muoversi, percorrere strade che uno non conosce da sempre, che è infatti un'esperienza che chiunque abbia vissuto all'estero, anche non in circostanze drammatiche come quelle dell'esilio, e soprattutto dell'esilio di Dante, che fu tra i più duri della storia, lo sa benissimo quanto stanca essere attenti ad ogni angolo, perché non si conoscono immediatamente i posti, come capita nella città in cui uno è cresciuto, vero? E dopo aver annunciato questi tre, diciamo, queste tre frecce così dolorose, al verso 61 aggiunge Cacciaguida: e quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia, si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Cioè, la cosa peggiore sarà la brutta compagnia, cioè gli altri guelfi bianchi fuoriusciti, che ingrati, matti, impietosi, si faranno contro di te, ma poco dopo loro e non tu si macchieranno di sangue, cioè avrà rossa le tempie attraverso lo stesso termine di cui si avvale Dante nella conversazione con Cacciaguida, scusate, con Farinata nel decimo dell'Inferno. Qui ci sono diverse interpretazioni su quale evento bellico è alluso attraverso questa profezia. Probabilmente si tratta della battaglia della Lastra del 1304. Che appunto è una mossa che i fiorentini fuoriusciti fecero contro Firenze, alla quale Dante non volle partecipare, anche se aveva partecipato ad altri due, diciamo, tentativi di rientrare a Firenze, e che finì appunto in un bagno di sangue. E al verso 67, cioè potete immaginare che da questo momento in poi, dal 1304 in poi, Dante, diciamo, affronta forse gli anni più tristi dell'esilio, quelli in cui fu in solitudine, perché non più, diciamo, litigò appunto con i suoi compagni di esilio e come dice adesso il verso 69. Per lui sarà motivo di onore essersi allontanato dagli altri. Infatti al 67 annuncia sempre profeticamente Cacciaguida: di sua bestialità il suo processo farà la prova, cioè della bestialità della compagnia ingrata che verrà appunto sconfitta. Il suo processo, ciò che gli capiterà, sarà la prova, in modo che per te sarà bello averti fatto parte per te stesso, cioè aver agito da solo. E adesso al verso 70 inizia la sola parte encomiastica di tutta la Divina Commedia, cioè una profezia dentro la grande profezia sull'esilio che riguarda un bene che Dante riceverà nell'esilio,
e cioè la protezione della famiglia Scaligera, i signori di Verona. Al verso 70 inizia questo, cioè il grande oggetto encomiastico qui è Can Grande della Scala, che mentre Dante e Cacciaguida stanno parlando lì ha solo 9 anni. Quindi all'inizio Dante si riferirà, diciamo, al nonno di Can Grande, cioè a Bartolomeo, che è quello che lo ospiterà inizialmente, tra il 1301 e il 1304 a Verona. Immediatamente lui viene cacciato da Firenze. Ma come vedrete, le parole più elogiose saranno per Can Grande, che sarà invece il protettore di Dante molti anni dopo, tra il 1313 e il 1318, che è questo vicario imperiale che assunse proprio, diciamo, la guida dei ghibellini dopo la morte di Arrigo VII, di questo imperatore di cui abbiamo parlato più volte, perché in lui confidava Dante affinché, annettendo l'Italia all'impero germanico, mettesse in pace questa sua patria così dilaniata dalle lotte intestine. Allora, leggiamo verso 70. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla Scala porta il Sant'Uccello, cioè Bartolomeo della Scala, appunto signore di Verona, che ha nella sua bandiera l'aquila imperiale. Chinté avrà sì benigno riguardo che del fare del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardi, cioè che sarà così generoso, così benigno nei tuoi confronti, che tra il chiedere e il fare quello che si chiede, tra voi due sarà la rovescia di quello che accade solitamente, cioè la sua liberalità farà sì che tu non avrai bisogno di chiedergli le cose, lui le farà prima che tu gliele chieda, non mettendoti nemmeno nella situazione, diciamo, umiliante di domandare. E adesso arriva appunto questa profezia su Can Grande al verso 76. Con lui vedrai colui che impresso fu e nascendo, sì da questa stella forte che notabil fier le opere sue. Cioè, insieme a lui vedrai quello che nella nascita è stato così fortemente impresso da questa stella, cioè Marte, che le sue opere saranno notevoli. E questo è appunto Can Grande, di cui immediatamente si dice che è troppo piccolo affinché la gente ancora nel 1300, mentre loro stanno parlando, si sia accorta della sua grandezza. Non se ne sono le genti ancora accorte per la novella età, cioè per l'età giovane, che pur 9 anni sono queste roti intorno di lui torte, cioè che, diciamo, queste ruote dei cieli gli sono girati attorno solo 9 volte, quindi ha solo 9 anni. Ma adesso arriva la profezia sulle grandi opere che farà Can Grande, questo, vi dicevo, protettore di Dante, al quale Dante, attraverso la famosissima sua ultima epistola, la tredicesima, ha dedicato il paradiso, al verso 82. Ma pria che il guasco l'alto Arrigo inganni, parran faville della sua virtute in non curar d'argento né da fanni. Cioè, ma prima che il guasco, lo dici in un modo veramente sprezzante, che Clemente V, vi ricordate questo papa che trasferirà la sede papale ad Avignon in Francia e che nel canto 19° dell'Inferno era stato alluso attraverso questa insultante perifrasi, un pastor senza legge.
Allora, questo Papa aveva invitato Arrigo VII, l'imperatore, a scendere in Italia dicendogli che avrebbe appoggiato la sua impresa, ma corrotto dal denaro francese, aveva poi invece appoggiato i Guelfi contro appunto l'impresa imperiale. Questo è successo tra il 1310 e il 1313, quindi si sta dicendo che questo bambino, che era nato nel 1291, non ancora 9 anni, nel 1300, passeranno pochi anni che molto giovane già comincerà a lanciare faville della sua virtù nel non curarsi dei soldi né degli affanni, quindi di essere particolarmente probo, disinteressato e nobile. Questa descrizione ha fatto pensare ad alcuni che il veltro cui fa riferimento la profezia di Virgilio nel primo canto dell'Inferno avesse appunto come oggetto questo imperatore. Oggi non gode di molta attendibilità questa proposta, ma è comunque notevole questa, diciamo, questa descrizione, non curare l'argento di Nafanni e quello che si dice nel primo canto dell'Inferno sul veltro che nascerà tra feltro e feltro e che non si alimenterà di terra né di soldi né di metallo, bensì di alimenti spirituali, vero? E al verso 85 continua Cacciaguida a parlare di Can Grande della Scala. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. Cioè, anche i nemici dovranno per forza parlare del suo grande valore. E al verso 88 consiglia Dante, a lui ti aspetta e ai suoi benefici, cioè fidati di lui. E fatti aiutare da lui. Per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizioni ricchi e mendici, cioè lui otterrà i cambiamenti molto importanti della fortuna. E poi una cosa veramente unica nel poema, che non a caso contrasta con quello che verrà detto dopo a Dante. E cioè qui Cacciaguida dirà di Can Grande della Scala alcune cose che a differenza dell'ordine che darà sul resto di ciò che ha imparato durante il viaggio, gli diceva questo non dirlo. Quindi al verso 91 dice Cacciaguida, e porteranne scritto nella mente di lui e non il dirai, e disse cose incredibili a quei che fier presente. Cioè Cacciaguida dice tu portati scritto nella memoria, ma non dirlo questo. E Dante aggiunge, qui si chiudono le virgolette, e Cacciaguida mi disse alcune cose che saranno incredibili anche per coloro che le vedranno in presenza. Quindi c'è una parte del discorso di Cacciaguida, chiaramente mirato eccezionalmente, a differenza del resto del poema, delle cose che vede Dante, che le ha viste, come si saprà alla fine di questo canto, perché noi impariamo da esse, questa eccezionalmente è una porzione del discorso di Cacciaguida che ha come obiettivo rasserenare Dante di fronte all'esilio che lo attende. E non conviene che Dante lo dica perché sarebbero inverosimili queste grandi doti di Can Grande. Allora, rieccoci. C'è una domanda sulla chat che non riesco a capire. Beatrice Fontana domanda: anche il ragno è armonico, e così le vicende della nostra vita sarebbero anche armoniche nonostante siano difficili. Possiamo dire questo dai versi 43 a 42 a 43? Non capisco quello del ragno, non so.
Non so se Beatrice vuole prendere un attimo la parola e spiegarmi un po' quello che voleva dire. Sì, grazie Claudia. No, è soltanto per capire questa immagine, no, di cacciaguida. E pensavo a un animale che non è una cosa bella da vedere, non è una farfalla, diciamo, però nel suo organismo, nella sua composizione ha un'armonia, no? Perché le cose funzionano così, no? Allora, è come un'idea di bellezza diversa, no? Che Ah, ho l'armonia capito. è Sì. un'altra cosa, diciamo, anche nei momenti difficili si può considerare che c'è un'armonia, no? Della vita, no? Non so se era questo il senso. Allora, certo, sì, è legato a questo, solo che diciamo, nelle parole di Cacciaguida, siccome, l'immagine della dolce armonia, che proviene da un organo, è legata alla visione in Dio della totalità dei tempi, più che vedere la bellezza, diciamo, nel mondo di alcuni organismi o di un paesaggio, eccetera, che sono chiaramente idee che sono in Dante, ma in questo passaggio in particolare, l'idea è che pur una vita, diciamo, difficile come quella che lui sta per profetizzare a Dante, vista in Dio, assume la sua funzione nel mezzo di un insieme, come una melodia nell'insieme di un'armonia, e che quindi, nella mia interpretazione, no? Perché tutto questo io l'ho comunque incluso nella mia volontà di rispondere a coloro che vedono un errore in questa immagine, no? Siccome tutta la profezia di Cacciaguida, come stiamo vedendo, in qualche modo va alternando le parti dure con le parti di consolazione, cioè, dice, la cosa più brutta sarà la compagnia malvagia, ma loro verranno puniti e tu no. Dovrai andare via da Firenze, ma ti ospiterà una persona di una liberalità eccezionale, fidati di te. No? È come se questo alternarsi nel discorso di Cacciaguida dell'amaro dell'esilio e del dolce dell'amicizia, dell'ospitalità che riceverà, sia, diciamo, prospettata con l'annuncio che la vita di Dante sarà difficile, ma che a lui è dato di vedere. Alla fine della vita, anche eccezionalmente adesso che vivo, quale sarà il suo luogo nel piano provvidenziale? E che anche se il luogo che gli è toccato è duro, il piano provvidenziale è perfettamente giusto. E con questa certezza, che è la certezza appunto della fede, chiaramente le vicende brutte che la fortuna manda ognuno di noi, chiaramente vengono accettati con maggior serenità. Va bene? Allora, leggiamo dal verso 94. Cacciaguida ha appena finito di parlare delle cose stupende che farà Can Grande della Scala e poi conclude il suo discorso sull'esilio al verso 94. Poi giunse, figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Cioè, ha tirato le somme, riprendendo la stessa metafora con la quale Dante stesso si era riferito ai chiarimenti sull'esilio nel canto 15 dell'Inferno nel parlarne con Brunetto, cioè il fatto che lui ricevi un testo per capire il quale ci vogliono le glosse, no? Le chiose. E effettivamente dice: queste sono le chiose di quello che ti era stato detto in un modo molto sintetico, queste sono le infamie che si nascondono nei giri dei prossimi anni. Ma immediatamente aggiunge Cacciaguida al verso 97: non vo' però che i tuoi vicini invidie,
poscia che si infuture la tua vita, via più là che il punir di lor perfidie. Cioè, non voglio che perciò tu porti invidia ai tuoi concittadini che potranno rimanere a Firenze, visto che la tua vita si infutura, di nuovo un dantismo, un neologismo inventato da Dante, cioè si progetta verso il futuro molto più in là della punizione delle loro infamie. E qui diciamo ci sono discussioni se questo diciamo verbo infuturarsi si riferisce alla fama di cui continuerà a godere Dante anche dopo la punizione dei suoi nemici, o se alla vita che gli tocca vivere nel mondo. Ma qui al verso 99 sono finite le parole di Cacciaguida e quindi Dante ora proverà un sentimento molto umano, quasi di indole pratica, perché in pratica, come ora vedremo, a lui è stato appena profetizzato che dovrà andare via da Firenze, e lui, diciamo, cui è già stato detto da Beatrice, vi ricordate, nell'Eden, che tutto quello che ha visto lo deve raccontare. Adesso hai il dubbio, ma io ho visto cose che se le racconto mi chiuderanno le porte delle altre città, perché devo denunciare cose di personaggi potenti che se devo lasciare Firenze mi impediranno avere, diciamo, una vita più o meno, diciamo, agevole. E allora lo esprime così, verso 100. Poiché tacendo si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io le porsi ordita, io cominciai come colui che brama dubitando consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama. Cioè una volta che tacendo quest'anima mostrò di aver finito di mettere la trama in quella tela che io avevo ordito, cioè una metafora come se avesse tessuto quello che Dante gli aveva dato solo nei fili del telaio. Io cominciai, dice Dante, come chi desidera, avendo un dubbio, un consiglio da qualcuno che vede direttamente e vuole direttamente, come appunto la condizione di tutti i salvati, perché vedono in Dio, ma che anche ama, e cioè un consiglio da qualcuno che è saggio, che non si allontana dalla verità, ma che in più ha un rapporto personale con lui, come è il caso appunto del suo trisavolo. E quindi Dante esprime così il suo dubbio al verso 106. Ben veggio, padre mio, sì come sprona lo tempo verso me, per colpo d'armi tal che è più grave a chi più s'abbandona, perché di provvidenza è buon ch'io m'armi, sicché se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Cioè vedo come viene il tempo al galoppo, no? Perché spronare è appunto questa metafora degli sproni, no? Sono queste ruotine di metallo con cui si stimola il cavallo per andare più veloce, come viene al galoppo verso di me per darmi un colpo che se mi abbandono è più grave, per cui io mi devo armare, no? Di provvidenza, in modo che se mi è tolto il luogo più caro, cioè Firenze, che io per colpa dei miei versi, dei miei carmi, non mi perda gli altri. E ora si spiega al verso 112. Giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che sì ori dico a molti fia sapor di forte agrume. E sì io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico.
Meraviglioso il dubbio di Dante, dice, mentre io ero nell'inferno, nel mondo amaro senza fine e nel purgatorio, no, del monte dalla cui bella cima mi sollevarono gli occhi di Beatrice, e dopo percorrendo da luce in luce il cielo, io ho imparato cose che se le ripeto, per molti sarà brutto sentirle, cioè avranno il sapore di un agrume ancora non maturo, quindi acido. E se invece io sono un timido amico della verità, cioè se non dico tutto quello che ho visto, qui Dante si sta servendo di questo passo di Aristotele in cui si dice che di fronte ad essere amico di Platone o della verità bisogna seguire l'amicizia della verità, che è un passo che lo stesso Dante cita nel Convivio. E quindi se io non dico tutta la verità, dice Dante in un modo prestigioso, temo che i miei versi non arrivino a coloro che leggeranno tra molti anni, quindi quelli che chiameranno antico questo nostro tempo. Questo è molto interessante perché in qualche modo Dante sta dando per scontato che la memoria del suo libro presso gli umani dipende dalla compagnia della grazia, cioè sta dando per scontato che se non scrive la verità la grazia non farà arrivare il suo libro molto al di là del proprio tempo. E questo è stupendo perché noi come lettori spontanei, diciamo, non abbiamo ancora letto la risposta di Cacciaguida, ma la possiamo intuire perché stiamo, diciamo, molto avanti nella lettura di un libro che effettivamente ha denunciato molti potenti. Quindi intuiamo che al Dante personaggio è stato indicato di raccontare tutto, altrimenti non staremmo leggendo questo libro. Ma oltre a questo, visto che noi abbiamo la grande fortuna di leggere Dante 700 anni dopo la sua scrittura, il fatto stesso che noi che chiamiamo antico il tempo di Dante lo stiamo ancora leggendo, tinge di verità quello che stiamo leggendo, perché Dante ha detto che se non avesse detto la verità, la grazia non avrebbe accompagnato i suoi versi nel futuro. Quindi se il libro è arrivato a noi è perché Dante ha detto la verità. Questa stessa idea c'era, non so se vi ricordate, nel canto sedicesimo dell'Inferno, quando Dante sta per raccontare come salì nell'aria Gerione dal burrone e aveva detto che di solito l'uomo deve tacere quando, quando deve raccontare qualcosa che può risultare inverosimile anche se è vero, ma che lui non può tacere. E questo non può tacere, lo dice il Dante scrittore che anni prima ha sentito nel cielo di Marte l'indicazione che ora stiamo per leggere da parte di Cacciaguida. Dice, ma io non posso tacere. E dice, non so se vi ricordate, la prima volta che nomina la parola comedia nel suo libro, dice, ma io ti giuro lettore, per le note di questa comedia che e lo giura, se non siano di grazie vote, cioè in nome che la grazia non mi tolga la compagnia, cioè giuro che questo che sto per dire è la verità, e se io mento, che la grazia abbandoni i miei versi. Quindi di nuovo con la stessa idea, che se il libro noi ancora lo leggiamo è perché è vero, qui dubita che cosa deve fare. Devo dire tutta la verità? Ma insomma non so dove andrò come ospite. O devo essere tiepido nei confronti della verità e in quel senso
diciamo, me la caverei meglio nell'esilio, ma chiaramente i miei versi non arriveranno molto al di là del momento della scrittura. E allora, finita questa domanda, il verso 121, Cacciaguida, la luce in che rideva il mio tesoro che io trovai lì, si fe prima corusca, quale raggio di sole specchio d'oro, cioè luccicò di più, manifestando la gioia di poter aiutare Dante davanti a questo bivio morale. Indi rispose, quindi rispose. E adesso guardate come la lingua di Cacciaguida diventa veramente comica, nel senso dantesco chiaramente, no? Coscienza fusca, o della proprio dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Cioè, è vero che, dice, senza lusinghe né agevolazioni, che chi avrà la coscienza sporca per la vergogna delle cose che fa o che fanno gli altri, è vero che non gli piacerà la tua commedia, sentirà brusca la tua parola, ma non di men, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. Ma ciò nonostante, allontanata ogni menzogna, vedete che Dante aveva detto in un modo eufemistico: se io sono un timido amico della verità, io gli dicevo guarda che se non dici tutta la verità, menti. Quindi rimossa ogni menzogna, manifesta tutta la tua visione e che quelli che hanno la coscienza sporca si grattino, detto attraverso chiaramente un proverbio. Molto colloquiale, lascia pur grattar dov'è la rogna, che chiaramente si addice come stile alla materia della corruzione che c'è al mondo e che Dante deve in qualche modo con il suo libro di denuncia smuovere. E Cacciaguida al verso 130, riprendendo la metafora del gusto, Dante aveva detto per molti questo sarà avrà il sapore di un forte agrume, ora riprende quell'idea e si serve della metafora stessa del gusto per indicare che la commedia è una sorta di medicina amara, no? Io dico sempre un po' per scherzo, ma per veramente cogliere il senso di questa metafora, che i medicinali nell'epoca di Dante non avevano il sapore alla fragola, no? O all'ananas, ma erano brutti da mangiare, ma li si sopportava nel primo gusto perché ci si fidava che avrebbe guarito il paziente. E allora, servendosi appunto di questa metafora, al verso 130 Cacciaguida dichiara che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi quando sarà digesta. Cioè, è vero che per qualcuno non sarà bello leggerti, ma se la tua parola nel primo gusto effettivamente sarà brutta, lascerà comunque un alimento vitale una volta digerita. E al verso 133 parla sempre Cacciaguida fino alla fine del canto: questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Allora, qui è molto bello perché il poema di Dante, che è stato definito in modi diversi come commedia, tra un po' come poema sacro, come leggeremo tra qualche settimana, qui è definito come un grido. Cioè questo grido tuo sarà come il vento che più scuote le cime più alte. Che vuol dire fuori metafora? Questo grido di denuncia farà più male a quelli più potenti, a quelli più altolocati. E questo non è poca causa di onore.
ricordate che l'onore è legato alla fama? Infatti, una parola che appare in sé e anche nella sua famiglia etimologica più volte nel canto quarto dell'Inferno, dove sono appunto i grandi poeti dell'antichità, no? Quindi che sta dicendo Cacciaguida? È onorevole avere il coraggio di denunciare i potenti, quelli che ti possono danneggiare. Denunciare gli altri non ha molto, no, non richiede di troppa virtù, ma quello che tu dovrai fare richiede di un grande coraggio e quindi merita onore. E negli ultimi versi del canto, questi iniziano appunto nel verso 136, Cacciaguida giustifica questa sua investitura poetica solenne che ha appena fatto, cioè tu di tutto, e insomma sopporta quello che dovrai sopportare. E lo giustifica in un modo veramente importantissimo, perché in pratica spiega a Dante che tutto ciò che gli è stato dato di vedere nel viaggio non era solo né soprattutto per lui, ma era soprattutto affinché noi lettori potessimo imparare in un modo vitale quello che ci serve per ricondurre la nostra vita alla felicità. E lo dice così al verso 136. Però ti son mostrati in queste rote, nel monte, nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note. Cioè perciò, proprio affinché tu denunci, ti sono state mostrate in queste rote dei cieli, nel monte del purgatorio e nell'inferno, nominato significativamente come la valle dolorosa. Valle, prima, non so se vi ricordate, era stato detto dell'esilio. La parte più dolorosa è la compagnia malvagia nella quale tu cadrai in questa valle. C'è una sorta di contiguità tra la sofferenza dell'esilio e quella dell'inferno, con la grande differenza chiaramente che l'esilio con la vita, nel peggiore dei casi, finisce, mentre l'inferno è eterno. Allora, perciò, appunto, affinché tu scriva questo libro e denunci, ti sono state mostrate le anime dei tre regni, soltanto quelle, tra tutte quelle che in realtà ci sono, che sono famose, che sono note per fama, perché con una intuizione didattica notevole aggiunge Cacciaguida al verso 139 che l'animo di quel code non posa né ferma fede per essempro caia la sua radice incognita e ascosa né per altro argomento che non paia. Cioè, perché, dice, ti sono state date da vedere solo anime famose? Perché l'animo di quello che ascolta, cioè i tuoi lettori, non rende significativo né crede profondamente a quello che non conosce prima, che ha la sua radice incognita. Perché dico che è un'intuizione didattica notevole? Perché la didattica attuale, che a volte crede di aver scoperto cose molto nuove, ma vedete che Dante questo lo sapeva già e lo mette in bocca del suo trisavolo, ma la didattica attuale insiste sul fatto che non si imparano significativamente le cose se non si rapportano a qualcosa che si sa già. Perciò noi che siamo docenti cerchiamo di motivare gli studenti, soprattutto quelli che non hanno scelto di studiare quello che gli stiamo insegnando, no? Che è la sfida più difficile per un docente, perché insomma questi incontri che io ho la fortuna di fare con voi sono molto facili, perché voi insomma se vi collegate o se venite all'istituto è perché vi interessa Dante, quindi non è che devo dirvi state zitti, comportatevi bene, no?
ma per attirare l'attenzione di uno studente che non sa che cosa gli serve, che non ha scelto di studiare quello che noi sì riteniamo sia di interesse, di profitto, utile o bello per lui, dobbiamo agganciare sempre le cose nuove che stiamo per dire a cose che loro conoscono già, altrimenti la conoscenza non diventa veramente vitale dentro loro, no? Beh, questo Cacciaguida lo sapeva e quindi attraverso queste ultime parole di del canto sta giustificando l'intera selezione dei personaggi della commedia. In qualche modo sta dicendo a Dante, guarda che quando tu nel secondo cerchio dell'inferno hai detto poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri, cioè mi piacerebbe parlare con quei due che sono trascinati insieme dal vento, e da questa apparente scelta di Dante è derivato il discorso di Francesca, in realtà è provvidenziale che Dante abbia voluto parlare con loro e non con altre anime che non erano famose, perché noi lettori dovevamo imparare da qualcuno che fosse significativo per noi. Ora, voi chiaramente starete pensando, ma chi la conosce Francesca da Rimini? Chi conosce Farinata, Brunetto, se non attraverso le note o le spiegazioni? E infatti, come dicevo, chi di noi, diciamo, chi come noi legge la commedia 700 anni dopo, in un mondo che probabilmente Dante non credeva che sarebbe esistito, ma perché per lui la fine dei tempi era molto vicina. Ed effettivamente noi abbiamo bisogno delle note, perché di tutti questi personaggi, tranne che qualche eccezione, come per esempio Ulisse, ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi personaggi con cui parla Dante noi non li conosceremmo se non fosse per Dante stesso. Noi, grazie alla nostra esperienza, vediamo che la commedia ha avuto la forza miracolosa di arrivare al di là delle previsioni dello stesso Dante, che sono quelle di Cacciaguida. Cioè, nonostante le anime con le quali parla Dante, che per il lettore dell'epoca costituivano dati di cronaca, avevano l'interesse anche del pettegolezzo, per noi no, e ciò nonostante, con la fatica di dover ricostruire chi è ognuno di questi personaggi, continuiamo a leggere Dante e continua ad essere significativo. Quindi le previsioni di Cacciaguida sono rimaste corte per quello che il poema ha potuto e continua a poter fare, vero? Rileggiamo il canto? O avete qualche dubbio? Rileggiamolo allora. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito quei che ancor fa li padri ai figli scarsi? Tal era io, e tal era sentito e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me avea mutato sito. Perché mia donna, manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse, sì che l'esca segnata bene dell'interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché ta usi a dir la sete, sì che l'uom ti mesca. O cara piota mia, che sì ti insusi, che come veggion le terrene menti non capere in triangol due ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi son presenti, mentre ch'io era a Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cure, e discendendo nel mondo defunto, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi, avvegna ch'io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura. Perché la voglia mia saria contenta di intender qual fortuna mi sapressa, che saetta previsa vien più lenta.
Così dissi io a quella luce stessa che prima aveva parlato e come volle, Beatrice, fu la mia voglia confessa. Né per ambagge, in che la gente folle già si inviscava, pria che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. La contingenza, che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Da indi, siccome viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si partì io, Ippolito, d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza, partirti convene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, laddove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso, ella non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialità te il suo processo farà la prova, sicché a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il santo uccello. E in te avrà sì benigno riguardo che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue nascendo sì da questa stella forte che notabil fier l'opere sue. Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni son queste roti intorno a lui torte. Ma pria che il guasco l'altro arrigo inganni, parran faville della sua virtute in non curar d'argento né d'affanni. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che i suoi nemici non ne potran tener le lingue mute. A lui t'aspetta e ai suoi benefici. Per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion, ricchi e mendici. E porteranne scritto nella mente di lui, e non il dirai, e disse cose incredibili a quei che fier presente. Poi giunse, figlio, queste son le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri son nascose. Non vo' però che ai tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita, v'ha più là che il punir di loro perfidie. Poiché tacendo si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io le porsi ordita, io cominciai come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me, per colpo d'armi tal che è più grave a chi più s'abbandona. Perché di provvedenza è buon ch'io marmi, sì che se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro. E poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che s'io ridico, a molti fia sapor di forte agrume. E s'io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico.
La luce in che rideva il mio tesoro, ch'io trovai lì, si fe prima corusca, quale raggio di sole specchio d'oro. Indi rispose, o scienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di men, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'ella rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte, nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel code non posa né ferma fede per essempro caia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia. Grazie della vostra attenzione.